Che carino! Quella del culino. Però che cos'è? Vi do 10 secondi per capire che cos'è. Che è un porta scotch, un portafogli, un porta... Muore in giro questo. Ciao! Ciao! Bentornati, io sono Barbara. E io sono Lara. E oggi facciamo un video sul... Back to school! Ma Agosto, che te fai video back to school? È così funziona. Manco 2017. E tocca se breve, tocca andare prima. Tocca è come fare gli squishy del 2022. No, quello è obsoleto. Invece noi siamo avanti. Mo, guarda, finiamo questo e domani ce ne facciamo uno di Natale e abbiamo fatto. What a fuck. Scherzo, tanto vi piacerà perché è arrivata una nuova box da Stationery Pal e so che vi piace tanto, avete fatto in tanti commenti, mi servirebbe una forbice, in tanti commenti avete scritto quando rifate back to school, cancelleria, bla bla bla, eccola qua, quindi oggi scopriamo un po' di cose. Forbici, chi è? Forbici di Stationery Pal, anche queste, guardate quanto sono carine, sono divi, non so se ce l'abbiano ancora. Ma sono bellissime perché aspetta, sono nascoste. Sembra un pugnale invece. Infatti, invece sono delle forbici. Io del tipo quando a qualcuno servono delle forbici. Passi questo così, no? Passo questo da tutti e fanno l'ho comprato! E tu gli rispondi? Stationery Pal. Che scatola fighissima! Video in collab con Stationery Pal fino al 31/8 col mio codice Barbara10 hai lo sconto extra del 18% e tanti prodotti super sconti. Link in descrizione. Oh my god. Mazza, questa scatola è bella, bella, bella. Non cambiato scatola, ragazzi. Questa è gigante. Passa le forbici. E le richiudo. Allora, la scatola è bella. Ed è un parecchio ciaciona. Wow. Oddio, che bella. Ragazzi. È bella. Sono tutte belle, però questa veramente forse questa è la mia tab. È la più bella di sempre. Allora, io apro. E vi facciamo vedere un po' di cose. Oggi facciamo tipo aule, però. Facciamo vedere un po' di robine. Ora thank you. C'è esatto. Scritto un thank you grande quanto una casa. Ok, è un orsettino. Mi dispiace staccarti. Ti farò un po' male l'orsettino. No, male. Guardate una cosa bellissima, ve lo faccio vedere sempre, mi piace troppo, che Stationery ha la carta scoppiettina, cioè la forma di cuore, con i cuoricini, e dentro in genere è pieno appunto di questa pagliettina bellissima. Oh, un altro orsino, così abbiamo il gemello, abbiamo un altro. Sai che ci ho messo una cosa di ciccio bello all'altro? Cosa ho messo? Una salopettina avevo e l'ho vestito. Può zoomare, l'ho messo qui l'orsetto. Troverai tantissimo Sanrio, hanno messo delle cose, ma ci sono delle linee che tornano Pokémon, Sanrio, ogni tanto spariscono, cioè finiscono presto, quindi non trovate sempre tutto, però io quello che ho preso in questa scatola vi metterò giù tutti quanti i link. Ok. Innanzitutto ecco, cominciamo. Ma che carina! Aspetta. Ma me la porto via, non ci rimanete male, dopo ve la ridò. Poi c'è un campanellino, poi c'è un pop socket, guarda che faccina carina, che carino. Carinissimo. Oddio, che cos'è? Questi li ho ordinati. No, allora, Stationery Pal ha messo delle cose nuove. Sì, sì, guarda, adesso facciamo vedere Oddio. Tutto quanto. Sì, guarda, qui dentro c'è veramente tante belle cosine, dei funghi. Bolletta. Guarda che carina questa, è una pinzina per i fogli. Ne si tengono i capelli? Ma la usi come pinza per i capelli. No, una pinzetta per tenere i fogli ordinati. Poi, qui c'è un altro omaggino che è questo. Ovviamente aspetta, io... Aspetta, andiamo in oceano. Astronauti the ocean... No, basta questo meme. Basta. Non ti sto capendo. Quella canzone Astronaut in the ocean. Ah, ok. È un meme dell'anno scorso. Allora, ditemi che non sono l'unica a ricordarmelo. Allora, a volte mi parlate nei commenti, mi dite degli omaggi, eccetera. È ovvio che vi arrivano uno scatafascio di omaggini, di cose varie, se prendete delle box grosse. Se acquistate una penna, difficilmente li troverete. Quindi, in base a quanto è grosso l'ordine, loro mandano degli omaggini. Allora, questo... Che carino! È una linea nuova. Hanno messo una linea di borsellini, oltre alla cancelleria, e hanno messo anche, non so se ho preso qualcosa, mi pare di no, una linea di bijou. Io bijou non li faccio. Cos'è bijou? Gioielli, molto economici e anche molto carini. Allora, questo ragazzi è un borsellino. Questo è considerabile gioielleria, l'ho fatto io. Con la lattina.
Guardate che meraviglia. Quanto è carino questo borsellino. Ovviamente l'orecchino finto perché non ho i buchi. Guardate che carino. È un borsellino di peluche con il ghiettoso. Ed è estremamente kawaii. Veramente tanto. Poi, qui c'è un binder. Oh my god. Esatto. Che carino. Che carino. Questo è un binder per photocard. C'entrano le photocard? Non lo so, facciamo un esperimento subito. Io ho fatto dei binder realizzati da me alle fiere. Okay. E... grazie a voi, sono andati completamente sold out. Non era semplice come questo, c'erano una marea di cose attaccate e dentro c'erano le photocard degli idol. Vediamo se questo porta le photocard o se ha una misura diversa. Ma adesso di un millimetro non c'entra la photocard. Speriamo di no, vai. Preghiamo tu il... Oh! Un pochettino è stretta, però dai, si può adattare, ecco. C'entra. Misci muro. E c'è anche questo cordino, così. Poi ovviamente dovete decorarlo voi con i washi tape, con tutte le cose, però sì. Ecco, mi vado in giro così. Quindi già se l'ha inguattato lei. No. Che ci hai messo dentro? Nishimuro. Cioè sarebbe Niki. Niki, ecco, è come Niki. Lo chiamo io. Niki degli Enaipen. Perché Nishimuro, che è il cognome è giapponese? Sì, giapponese. No, il cognome è Nishimura, però io lo chiamo il Nishimuro. Perché lo fa diventare maschile. No, perché ci abbiamo creato un sacco di meme sopra, quindi... Torniamo alla cancelleria. Questo mi intrigava tantissimo, visto che appunto sì, ok, kawaii, cose varie. Vedi che non è un back to school da scuola, è un back to school. È un back to school bello. Questa mi piaceva un sacco. Siccome abbiamo preso tanto tempo fa un righello fantastico, pieghevole. Questa, guarda un po' sta... Ma è il coso per fare i cerchi. Aspetta, guarda, c'ha gli angoli ed è rotante. Qui, guarda. Aspetta, il coso quello che ti metti puntare... la matita? Esatto, cioè, puoi fare dei cerchi come perché hai i vari punti. Ma non so parlare. Ma ti puoi calcolare anche tutti quanti gli angoli. Figata! È veramente bello. Quest'anno farei la circonferenza, ti sarà molto utile. Oh no! Sì. E quindi, ecco, tra l'altro ci si possono fare, guardate, vedete? Queste sono le istruzioni. Aspetta. Veramente bellissimo. Mostra. Serve per matematica, ma ti fa calcolare un questo sacco di questo con cose. I cerchi. Sì? Ah no, e niente, fa cerchi e basta. Avevo flashato quello per neanche te, se non sbaglio li vendi pure te. Ah, lo spirografo, quello lo che spirografo giri. Quello che te metti la matita, giri. No, quella è una rotella, questo è diverso. E infatti sì. Perché quello è staccato dalla base. Bullet journal, ho preso questi post-it. Sono post-it coi puntini. La prima volta che li ho trovati, devo dire, probabilmente li venderanno anche altrove. Però devo dire, questa è la prima volta che mi sono capitati davanti, quindi non potevo esimermi. Sono leggermente grigetti, quindi staccano sul foglio e hanno i puntini, quindi si possono creare delle tabelle e bullet journalizzarli a vostro piacimento. Cerchiamo ancora tra la paglietta un po' di cose. Penso che dovrò fare. Lo sapevo io. Aspetta. Oddio, esplodo! Faccio. Guardate che ho trovato. Mi faccio esplodere. Sempre per la linea che vi dicevo che ha i borsellini. Non ci sono soltanto i borsellini, ma ci sono anche dei peluscini. Che carino. Guardate il culino. Perché il culo? Perché il culino è bello. E guardate che meraviglia. È Mulang. Cioè è un Mulang vestito da orsetto. Mulang dentro un gatto. Dentro un gatto, sì. Mulang esatto. Che ha scoiato un gatto e ci sei. Oppure un gatto. No, che un gatto si è che l'ha mangiato. È un gatto che l'ha mangiato. È bellissimo. Veramente bellissimo. Ok. Poi l'uovo di Lara veniva anche da altre cose, perché non c'era soltanto quello. Esatto. Ma hai visto questo? Ma cos'è? Non ho capito. Mo svieni. Allora. My Melody. My Melody questo. Sì che è My Melody. Okay. C'ho un momento di... Era la mia bias della Sanrio quando ero piccola. Adesso la mia è adesso è Kuromi. Però, che cos'è? Però anche allora, Mero di non scherza. Allora, vi do 10 secondi per capire che cos'è. Che è un portascotch, un portafogli, un porta... Scherzetto, non saranno 10 secondi, ma un po' di più. Vi svelerò che cos'è nella prossima puntata di questo haul, ma voi se volete giocare intanto scrivete nei commenti che cosa pensate che sia. E niente, ci vediamo nei prossimi video. Quindi un bacio a tutti quanti, ciao ciao. Indovinate. Vi dico che chi indovinerà forse avrà una sorpresa nel prossimo video. Boh, non dico più niente. Ciao ciao.